Oggi ci troviamo qui proprio per dar seguito a questo progetto portato avanti a più mani, diciamo così. A più mani, che significa dove è un progetto pilota che parte dall'azienda sanitaria, ma con la collaborazione dell'amministrazione comunale, quindi del comune di Formigine e di due scuole, la Materna Ginsburg e il Nido Barbolini, di questo territorio proprio. E i progetti di prevenzione soprattutto, ma anche quelli di promozione alla salute in qualche modo, hanno bisogno di avere più partecipanti, più partner, perché non dipende solo dal lavoro dell'amministrazione comunale o dell'azienda sanitaria, ma è l'unione di tutti i vari enti e gli attori coinvolti che ci permette di raggiungere un risultato migliore e di dare una maggior copertura a tutti quelli che sono i trattamenti e le attività di prevenzione che caratterizzano un territorio. Sì, grazie a questa collaborazione stiamo sensibilizzando le famiglie e gli abitanti e i cittadini che abitano dall'interno e nel raggio delle varie scuole, perché le scuole sono usate anche in estate nei centri estivi e crediamo che sia importante sensibilizzare chi abita vicino, proprio perché evita che le zanzare arrivino nelle aree dove ci sono anche minori, soprattutto piccoli, perché qua parliamo di bambini al di sotto anche dei 5 anni. E in questo modo non dobbiamo neanche fare interventi all'interno del plesso scolastico e invece solo nella zona, proprio per mantenere, preservare la salute dei ragazzi stessi. È un progetto innovativo. Noi abbiamo sollecitato tutte le scuole e le amministrazioni comunali ad adottare comportamenti virtuosi nel trattare il verde di pertinenza della scuola. Che poi sono le stesse misure che adottiamo anche, che chiediamo alla cittadinanza. In più sappiamo che la zanzara tigre non è una grande volatrice, per cui se riuscissimo a creare una cintura di sicurezza, di protezione per un raggio di 200 metri attorno alla scuola, questo garantirebbe alla scuola il fatto di avere ancora meno zanzare. Vale a dire, se la cittadinanza per un raggio di 200 metri attorno alla scuola adottasse tutte le misure che servono per contrastare la zanzara, specialmente la zanzara tigre, quindi trattamento dei tombini, rimozione dei focolai rimovibili, attenzione al verde, all'ordine del verde della propria abitazione, di sicuro poche zanzare dalle zone circostanti arriverebbero alla scuola, al verde, dove i bambini giocano, e quindi diventerebbe un sistema, diciamo così, di tutela, di protezione, di solidarietà nei confronti di una popolazione fragile, come appunto i bambini, specialmente quelli dei nidi, degli elementari, delle materne.